Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo evento digitale organizzato da Confindustria Soconsult con LinkedIn e la collaborazione organizzativa di Change Capital. Quello di oggi è un webinar estremamente attuale legato all'HR con focus al talent management, perché è comprovato che la gestione dei talenti individuali aiuta a costruire e organizzare. Costruire organizzazioni eccellenti. Per crescere e realizzarsi nel lavoro, le persone devono sentirsi bene, stare al sicuro, essere soddisfatte, devono sentirsi ispirate, ma soprattutto devono sentirsi valorizzate. Pensate che i dati di un sondaggio della Gallup World ci dicono che l'87% dei lavoratori si dichiara poco ingaggiato. Ha la sensazione di fare un lavoro in cui non può esprimere al meglio se stesso, non si sente al sicuro, non è soddisfatto ed è poco, soprattutto è poco ispirato dalle relazioni con gli altri. Quindi la mancanza di talenti adeguatamente formati e riconosciuti è un effetto diretto dell'assenza di buone pratiche di talent management. La gestione dei talenti, intesa però come valorizzazione dei talenti individuali, gestione dei talenti come dal titolo People First, non è più definibile esclusivamente come la ricerca della persona con competenze e prestazioni eccezionali, ma piuttosto come investimento nel valore che l'individuo può portare in azienda nel corso del tempo. Quindi non si tratta di puntare solo sull'opportunità o il vantaggio del lavoro stesso, ma del valore invece che può portare la persona. Quindi con chi affrontare questo argomento così sensibile se non con consulenti esperti di HR e con i manager del social network professionale, la prima rete social web interamente volta al mondo del lavoro. Oggi Confindustria Assoconsult e LinkedIn insieme per parlare proprio di talent management. Il panel è davvero quello delle grandi occasioni. Ve lo presento, il presidente Marco Valerio Morelli, presidente appunto di Confindustria Assoconsult, l'importanza di trovare, scegliere e proteggere il capitale umano. Valerie Schena, coordinatrice HR di Assoconsult, ci parlerà della presentazione dell'associazione e come perché è nata l'idea di questo evento digitale. Marco Ventura, il gruppo di lavoro HR di Assoconsult, farà l'intervento di chiusura. Marcello Albergoni, Country Manager Italia di LinkedIn, farà proprio l'introduzione al social network. Ilaria Rossi, Sales Manager LinkedIn, ci parlerà di un viaggio attraverso numeri e segreti del social network. Pietro Biscottini, Account Executive di LinkedIn, ci parlerà di come innovare con le risorse umane. Fabio Munerati, Relationship Manager di LinkedIn, ci parlerà delle upskill e delle reskill dei talent in azienda. E infine Federico Sattanino, Enterprise Relationship Manager di LinkedIn, come cogliere le opportunità del business attraverso la piattaforma. Quindi, prima di passare la parola a Valerie Schena, vi ricordo che se avete domande da rivolgere, desiderate interagire mentre siamo live, potete utilizzare la sezione R&D, scrivete invece in chat per ogni altra richiesta, sarà moderata in tempo reale dalla regia. Quindi, Valerie Schena, benvenuta. Ciao. Grazie a te, grazie a tutti e benvenuti a tutti. Ecco, Confindustria Assoconsult ha voluto fortemente questo evento. Perché? Ma innanzitutto vorrei dare il benvenuto anche a chi ci ascolta e forse dire due parole su chi è Confindustria Assoconsult e poi si capisce sicuramente molto meglio perché noi abbiamo voluto questo evento e perché ci crediamo veramente tanto e per noi è talmente importante. Allora, Confindustria Assoconsult è l'associazione che comprende le società del management consulting, le primarie società del management consulting italiane, che è un comparto che è fatto, composto più o meno da 24.000 aziende, con quasi 50.000 addetti, abbiamo un fatturato complessivo di quasi 5 miliardi di euro. Che è sì una, qua chiedo un attimino di andare ancora indietro con le slide, che sono partite un po' troppo velocemente rispetto a quello che sto dicendo, che quindi magari un settore un po' di nicchia, però di estrema importanza perché facilitatore dello sviluppo del paese.
Assoconsult, oltre a far parte del sistema confindustriale, è anche rappresentata a livello europeo, perché facciamo parte di FIACO, che è l'Associazione Europea del Management Consulting, e anche di EXA, che è l'equivalente per le società di ricerca e selezione personale. Perché all'interno di questo grande comparto del management consulting, rappresentato con appunto Confindustria Assoconsult, abbiamo anche le società grandi, medie e piccole della consulenza HR e della ricerca e selezione personale. E questo è appunto il comparto che io ho il piacere di coordinare. E qua arrivo al punto perché questo evento l'abbiamo voluto così tanto, perché per noi è così importante, perché in questo preciso momento. Siamo in un momento storico, quello tutti noi sappiamo, un momento di forte cambiamento, un momento estremamente disruttivo, che forse per la prima volta nella storia ha visto la persona, ogni singola persona, protagonista, perché coinvolto da questo cambiamento, nella sua complessità a 360 gradi, quindi dalla vita privata a quella professionale. Se poi andiamo avanti, vediamo che è chiaramente indiscusso che se vogliamo ripartire, se vogliamo tornare o tenere la nostra competitività, noi dobbiamo partire dalla risorsa umana, da ogni singola persona in azienda. Chiaramente le persone che sono già in azienda, prima tu hai parlato appunto dello sviluppo del talento in azienda, ma chiaramente anche delle persone che dobbiamo inserire in azienda, che devono portare avanti il progetto aziendale e portare poi anche al raggiungimento degli obiettivi di business. In questo senso sono convinta, e quello vediamo sulla prossima slide, che tutti gli attori, quindi tutti noi che facciamo parte di questo processo di matching, quindi di portare le competenze tecniche, le caratteristiche personali, skill e mindset che servono all'azienda in azienda, dobbiamo collaborare per affiancare le singole persone e le aziende in questo processo di scelta reciproca. Perché di questo stiamo parlando? Tu prima hai parlato di quante persone in realtà si sentono poco ingaggiate in azienda. Questo chiaramente sono le figure che in realtà, dove questa scelta reciproca, qualche cosa è andato storto. Un processo di recruiting, un processo selezione, chiaramente è soprattutto un processo valoriale. Se vediamo quindi l'ultima slide, si vede molto bene che perché questo evento per noi è così importante, perché è la prima volta per noi che abbiamo intorno a questo tavolo, purtroppo solo virtuale, però è la prima edizione, noi speriamo chiaramente in future edizioni in presenza, i due grandi player di questo processo. Da una parte i professionisti della ricerca, selezione, valutazione del personale, quindi il Human Value Professional, e dall'altra parte il social network professionale primario. Io sono certa che quello che ci porterà veramente a ripartire è il connubio di questi due grandi player. Auguro a tutti voi buon ascolto e chiaramente a tutti noi poi tante domande alla fine degli interventi. Grazie. Grazie Valerie, se ci saranno domande, soprattutto se ci sarà, sono molti insomma i relatori di oggi, se ci sarà tempo per rispondere a tutti ti coinvolgo nuovamente, altrimenti insomma ecco i nostri relatori risponderanno in un secondo momento sicuramente via mail a tutti i vostri requisiti. Passo la parola invece a Marcello Albergoni, benvenuto, Country Manager di LinkedIn Italia. Grazie, buongiorno a tutti. Sì, dimmi Camilla. No, prego, saluta tranquillamente. No, niente, salutavo e davo benvenuto anch'io, seppur virtuale, sperando che nel futuro si possa fare qualcosa in presenza. Ecco, no, ti introducevo, dicevo che LinkedIn sicuramente tutti lo conosciamo e quasi tutti, credo, lo usiamo. Ti chiedo qual è la vision e qual è la mission che sono traslate su LinkedIn Italia dal social network di riferimento sì, rivolto proprio al mondo del lavoro. Grazie. Sì, la nostra vision e mission è la stessa che abbiamo costruito per il resto del mondo, che è quella di dare un'opportunità economica a ogni professionista nel mondo, e lo facciamo connettendo i professionisti gli uni agli altri
per permettere loro di essere più profittevoli e di successo. Grazie a questa vision, a questa mission molto chiara, abbiamo costruito appunto questo che è il più grande social network professionale del mondo. Quando ho aperto gli uffici in Italia nel 2011 avevamo poco più di 1 milione di iscritti, adesso gli iscritti sono 15 milioni e abbiamo una crescita che è passata da 2 nuovi iscritti al secondo a 3 nuovi iscritti al secondo. Quindi sicuramente è un progetto di successo, non è una realtà non localizzata, in effetti, come dire, siamo stati una delle prime country a partire in Europa e grazie anche al nostro successo poi sono stati aperti tanti altri uffici sia qui che in altre parti del mondo. Noi siamo qui con tre scopi principali. Il primo è quello, è quello di aiutare i lavoratori, ma anche coloro che stanno, come dire, per entrare nel mondo del lavoro, a essere sulle piattaforme e ad avere una opportunità di carriera facendosi vedere, quindi descrivendo le proprie competenze, raccontando di sé e connettendosi ad altri professionisti. E la cosa interessante è che poi, siccome praticamente tutte le aziende sono su LinkedIn di base, questo diventa il luogo perfetto dove far incontrare la domanda con l'offerta. E quindi è diventato il luogo in cui poi, grazie alla presenza pulita dei professionisti, le aziende trovano i talenti per realizzare ciò di cui stavamo parlando prima, no? I progetti di successo in un momento come questo, dove c'è un cambiamento importante in corso, ad esempio, le aziende trovano a una frazione del tempo e del costo necessario le persone necessarie ai propri progetti. Quindi la seconda parte che facciamo qui dai nostri uffici, così come negli uffici delle altre country, è quella di aiutare le aziende a usare queste piattaforme in maniera profittevole e quindi di base per fare tre cose: cercare e farsi trovare dalle persone che sono sulle piattaforme, proporre i propri prodotti e vendere i propri prodotti e servizi. Oggi credo che parleremo molto di più della prima parte, però ci saranno alcuni, diciamo, alcuni momenti di esplorazione anche sul cosa vuol dire per un'azienda essere all'interno di un social network professionale, perché ci sono sì i lavoratori, ma ci sono anche potenziali clienti e fornitori. La terza cosa importante che facciamo è quella di trasformare questo che è il più grande big data del lavoro in profitto per le aziende. Quindi facciamo ciò che un po' in gergo si chiama transforming data into information, into knowledge, into profit. Quindi trasformare i dati in informazioni, in conoscenza che si trasforma in profitto. E questi sono sistemi che abbiamo iniziato a posizionare qualche anno fa ormai sul mercato, che permettono alle aziende, quando entrano su LinkedIn, di guardarsi attorno, capire come è fatta la competition, chi mi porta via i talenti migliori, se sono popolare o non sono popolare. È un pezzo molto interessante che appunto sfrutta la potenza di quello che è il nuovo petrolio, no? Il dato che abbiamo a disposizione. Immaginatevi quanti dati vengono generati ogni giorno grazie agli scambi e ai contenuti che vengono postati sulla piattaforma da parte delle aziende. Ultime cose che vi volevo dire sono le novità che abbiamo visto saltare fuori su LinkedIn in questi ultimi tempi. La prima è quella relativa ai contenuti, quindi abbiamo da più di un anno ormai dei giornalisti che si occupano di alimentare con contenuti di valore la piattaforma, di modo che sia sempre più interessante per chi si collega dall'app piuttosto che dal proprio laptop, stare su LinkedIn, apprendere, imparare, conoscere e capire quali sono le opinioni degli altri. E questo sistema, che si traduce in una finestrella che trovate in alto, che si chiama LinkedIn Notizie, è già seguita da oltre 200.000 persone. L'altra cosa interessante che ha modernizzato un po' la piattaforma sono le storie su LinkedIn. Quindi normalmente abbiamo sempre avuto un sistema che ti permetteva di pubblicare dei contenuti, dei video, eccetera, eccetera. Adesso abbiamo le storie, che hanno una durata, no, temporale limitata, un po' come gli altri social network, che siamo la seconda country per utilizzo, perché lì, ad esempio, si può fare una piccola storia su questo evento, piuttosto che su un evento aziendale farla vedere a una quantità di persone molto grande in poco tempo e con molta facilità, no? Quindi questa è un'altra cosa importante. La terza cosa di cui parleremo anche un po' oggi
durante la nostra presentazione è la parte di learning, cioè di apprendimento, che si traduce in una piattaforma, appunto, che si chiama LinkedIn Learning, che è il più grande portale via video che eroga lezioni su diversi tipi di contenuti e aiuta i professionisti magari a colmare un gap di preparazione e magari poi mettere questa competenza sul proprio profilo per essere trovato più facilmente dalle aziende che offrono lavoro. Io adesso vi lascerei proseguire e passo la parola alla regia di nuovo e vi ringrazio di tutto. Grazie, passiamo quindi la parola a Ilaria Rossi, Sales Manager. Ciao Ilaria, benvenuta. Non ti sentiamo? Microfono, ecco. Forse adesso. Ciao, sì, adesso, perfetto. Ciao Camilla. Ciao. Dunque, Ilaria Rossi, come abbiamo detto, è Sales Manager. A te vorrei fare una domanda. Qual è la trasformazione digitale vista dai numeri? Quali sono in questo momento, dopo l'accelerata digitale favorita dalla pandemia, gli HR trends? Sicuramente ne parleremo durante appunto questi 10 minuti che parleremo insieme, però prima di iniziare volevo innanzitutto dire augurare un buon pomeriggio a tutti, ovviamente ringraziare Valerie e Marcello per l'introduzione. Ci tengo anche a ringraziare Asso Consult nella persona di ben 3 Marco oggi, il dottor Marco Morelli, Marco De Amicis e Marco Ventura, per la lungimiranza con cui stanno organizzando questi eventi, proprio con l'intento di aiutare le aziende a diventare più competitive in questo periodo di ripartenza. Siamo felici di avervi qua, siete circa 300 persone con noi oggi e quindi do a tutti un benvenuto e vi auguro una buona sessione. Io mi presento, sono Ilaria Rossi, responsabile Sales Manager per il mercato Italia e insieme al team di professionisti qui come oggi siamo in diretta da Dublino, mentre Marcello è il nostro country manager in country, appunto, noi siamo qua a Dublino per una questione di scalabilità. Chiedo alla regia di andare avanti. L'obiettivo di oggi è quello di darvi una panoramica su quello che appunto che è il network di professionisti più grande al mondo. Lo faremo attraverso quella che è la nostra missione, che ha già accennato un po' Marcello, quella che è la nostra missione e alcuni dati che ci faranno appunto capire l'impatto della piattaforma e come LinkedIn può aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi e gestire le vostre challenges. Avanti. Allora, mi piace iniziare da quest'immagine. Ci troviamo a Roma, siamo in Vaticano, siamo nel 2005 e tutta l'attenzione della folla è rivolta verso la Cappella Sistina. Questa è l'elezione di Papa Ratzinger nel 2005. E passano appena 7 anni e la situazione è la stessa. Questa volta si tratta appunto dell'elezione di Papa Bergoglio e tutto sembra essere identico, ad eccezione ovviamente dei numerosi schermi che vedete. E Bergoglio non a caso rappresenta un esempio di comunicazione sui social proprio per il contesto in cui il suo pontificato è nato, quindi in piena evoluzione tecnologica e in piena trasformazione digitale. E questo ci fa capire come il mondo stia cambiando, in quanto appunto gli smartphone, quanto gli smartphone siano diventati parte integrante della nostra quotidianità. Pensiamo all'utilizzo giornaliero che facciamo di applicazioni come WhatsApp, piuttosto che Instagram o Facebook. Pensate, nel 2013 circa il 50% delle connessioni di LinkedIn avvenivano tramite gli smartphone, adesso siamo passati addirittura a più dell'80%. Quindi abbiamo visto come il mondo sta cambiando, quali sono i simboli che ci spaventano di più oggi, una mancanza di wifi, un documento che non si carica o semplicemente la mancanza di batteria. Non ci stupisce, ricordiamoci che il 50% della popolazione mondiale sotto i 30 anni, 2 persone su 3 leggono le news sui social media dal telefonino e il 93% delle decisioni di acquisto sono proprio influenzate dai social. Avanti.
Tuttavia c'è una bella differenza tra un utilizzo dei social a fini dell'intrattenimento ed un utilizzo dei social ai fini a scopi professionali. Nel primo caso appunto il social viene utilizzato per socializzare, passare il tempo, nel caso invece di un social professionale le motivazioni che stanno alla base sono proprio un investimento del tempo, la costruzione del proprio brand e la creazione di una rete di contatti, proprio per la ricerca di quelle opportunità di cui ci parlava Marcello e rimanere informati, perché sicuramente vogliamo sapere come opera la concorrenza e come si sta comportando. Avanti. E quando si parla di presenza digitale, la reputazione è fondamentale, in quanto influenza appunto la credibilità e l'attendibilità del brand, e quindi ovviamente essere presenti su un social trusted diventa fondamentale. E parlando appunto di Digital Trust, siamo molto fieri di essere stati classificati da parte di Business Insider come la piattaforma più affidabile dagli utenti per ben 4 anni consecutivi. Avanti. Non mi soffermo sulla missione, ne ha già ampiamente parlato Marcello, tuttavia appunto mi piace vederla veramente con una visione nobile, perché la ricerca di opportunità per ogni membro della forza lavoro è sicuramente un qualcosa di importante. E questo va ovviamente dallo studente all'imprenditore, dal freelance alla neonata startup, alla scale up, fino appunto alla multinazionale. E come si realizza? Questo si realizza attraverso il network. La nostra missione è proprio quella di connettere il mondo dei professionisti e di renderli più produttivi, e proprio con l'obiettivo di raggiungere i loro risultati. Avanti. Il network genera data points, i dati o il petrolio, come lo ha chiamato Marcello, dati che ci permettono ovviamente di analizzare, prevedere e influenzare una determinata audience. LinkedIn è nata nel 2003, sono ben quindi 17 anni che raccoglie dati sul mercato. Dati ovviamente che ci hanno permesso di creare una rappresentazione dell'economia globale. Noi lo chiamiamo l'economic graph, ma è proprio una rappresentazione dell'economia globale. Avanti. Il numero di utenti ha raggiunto oramai 756 milioni, in oltre 200 paesi, con ovviamente circa 24 lingue con cui appunto i nostri utenti consultano la piattaforma e sono presenti sulla piattaforma. 57 milioni sono invece le aziende, 14 milioni le offerte di lavoro. E mi piacciono, appunto, mi piace questo dato sulle scuole, perché comunque abbiamo 120.000 scuole e università e school of business, perché significa appunto mappare quelli che sono i talenti del futuro. Inoltre abbiamo circa 443 miliardi di feed update visualizzati, il che significa che la piattaforma è viva, sempre di più, abbiamo visto un'accelerazione sull'engagement, ovviamente con la piattaforma, con la pandemia, e questo è sicuramente un dato fondamentale. 1 milione di ore a settimana di learning da parte dei nostri membri, e questo sicuramente cavalca un trend che si sta veramente instaurando. Avanti. In merito invece ai dati dell'Italia, abbiamo detto il numero di utenti è di 15 milioni, considerando che in Italia il numero dei lavoratori ammonta a 23 milioni, significa che il 65% della forza lavoro risulta mappata. Quasi 250.000 le aziende e 8.000 le scuole. Vediamo di identificare alcuni trend del 2021, per tornare alla tua domanda iniziale, Camilla, e sicuramente primo fra tutti è appunto il fatto che circa il 74% delle aziende dicono di voler essere data driven, ma poi alla fine solo il 29% è in grado di prendere delle decisioni strategiche che utilizzano gli analytics. Il 75% di chi cerca lavoro considera ovviamente il brand dell'azienda prima ancora di applicare. E poi un altro dato significativo, e questo ci arriva direttamente dal World Economic Forum,
è che il 54% dei dipendenti richiederà un upskilling entro il 2022. Quindi la formazione diventerà sempre più importante. Ed infine il trend della retention legato appunto all'engagement, dove vedremo che il 94% dei dipendenti sarà più propenso a rimanere in azienda se ci saranno delle opportunità di sviluppo personali e professionali. E infine chiudiamo con quattro azioni strategiche, proprio per essere competitivi nel post recovery. Sicuramente avranno un vantaggio quei dipartimenti HR che sapranno automatizzare i processi HR, le imprese che porranno diciamo al centro del loro focus il benessere dei propri dipendenti, gli HR teams che ovviamente modificheranno anche quelli che sono i benefit dei dipendenti, ed infine le imprese che sapranno mantenere la propria cultura aziendale e il coinvolgimento appunto dei dipendenti nel contesto virtuale. Andiamo avanti. E diciamo, come riusciamo a rendere queste azioni strategiche reali? Come iniziamo questo percorso su LinkedIn? Iniziamo semplicemente con la nostra presenza, quindi iniziamo con un profilo, iniziamo con una pagina che diventano la nostra vetrina, e poi a partire da qua iniziamo a pianificare in maniera strategica, ad assumere migliori talenti, anche potenzialmente dalla concorrenza, e a sviluppare le loro competenze. Infine, cambiando il nostro modo di operare attraverso appunto il social selling e quella che è la promozione. E con questo arriviamo alla conclusione del mio intervento. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e passo di nuovo la parola alla regia. Grazie. Grazie Ilaria per il tuo dettagliatissimo intervento che diciamo ha comprovato con i numeri proprio quello che stavamo dicendo fino a questo momento. Abbiamo anche parlato in apertura proprio dell'investimento nel capitale umano. Sappiamo che l'innovazione ha bisogno di capitale economico, ma sappiamo anche che quello umano fa davvero la differenza. In che modo si può innovare investendo proprio sul capitale umano? Ecco, questo è l'intervento di Pietro Biscottini. Ciao Pietro. Ciao, buongiorno. Ciao, benvenuto. Quindi, ecco, come si può innovare investendo su quello che dicevamo, sul capitale umano? Grazie. Grazie. Innanzitutto, appunto, anch'io ringrazio i colleghi, ringrazio Soconsult per questa presenza oggi in un momento così, diciamo, che ci ha tenuto lontani dalle aziende quest'ultimo anno. È importante per noi avere l'occasione di raccontare che cosa facciamo quotidianamente. Oggi io vi parlerò un po' proprio di un percorso della digitalizzazione all'interno del mondo HR. Io lavoro in questa industry ormai da qualche anno, per cui spero quantomeno per osmosi di aver compreso alcune tematiche. Oggi vi proporrò appunto un percorso molto semplice attraverso quelli che sono i trend passati, presente e futuro, in cui cercheremo di capire effettivamente che cosa ha caratterizzato le attività di HR, che cosa, come sono caratterizzate oggi e che quali sono i trend futuri che andranno a caratterizzare sempre di più le attività. Chiederei di proseguire. Allora, partiamo dal passato. Se andiamo avanti, ecco, inserito questa slide, è interessante perché ci fa capire, riassume esattamente quella che è l'attività tradizionale che ha sempre caratterizzato il modo di fare ricerca e selezione, ovvero sia attraverso network, attraverso contatto diretto, l'agenda della persona, il taccuino del selezionatore, il network, no? O la caccia diretta del singolo professionista. Per cui, se andiamo avanti, diciamo, quelli che sono sempre stati i trend fondamentali, quali sono sostanzialmente appunto l'utilizzo di passaparola, il fatto che la persona stessa è l'utente della selezione, per cui di fatto l'azienda che esternalizza un processo di selezione compra diciamo il network del professionista, e soprattutto diciamo il fatto della geolocalizzazione, per cui i confini sono di fatto confini comunali, per cui il network entro cui noi cercavamo i professionisti erano confini delimitati proprio dalla regione. Da ultimo, la bassa differenziazione tra quelle che erano le competenze tecniche nei ruoli, diciamo,
operai nei ruoli in generale di blue collar. Quindi, andando avanti, diciamo, il trend tradizionale del viaggio tipico del candidato era estremamente semplice. Persona, candidato, che attraverso intermediazione di agenzie, passaparola, articoli, pubblicazioni, a volte era anche sul Corriere della Sera a Milano, ad esempio, diventava collega. Bene, proseguiamo. Presente, che cos'è? Andiamo avanti. Qual è l'aspetto fondamentale che ha modificato il presente, modificando il presente? Sostanzialmente, negli ultimi 15 anni, l'avvento della tecnologia ha posto un concetto culturale completamente diverso, ossia l'accesso ai dati è democratizzato, c'è una democratizzazione dei dati. Ognuno ha la possibilità in tempo reale di prendere informazioni, informarsi, capire dove, che tipo di realtà è la realtà per cui sta effettuando dei colloqui, che tipo di chi sono le persone con cui ha a che fare. Quindi, primo punto. Secondo punto, le skills contano. La rivoluzione tecnologica sta la continua innovarsi, diciamo, di nuove tecnologie, porta di conseguenza delle specializzazioni specifiche su ruoli che prima erano generici, ora sono specialistici. E ultimo, terzo aspetto fondamentale, è che la competizione non è più sul limite, diciamo, regionale, come dicevamo prima, ma a livello su scala mondiale. Per cui, se proseguiamo, che cosa succede? Che l'assetto del viaggio del candidato, che prima era estremamente lineare e univoco, oggi è più complesso, perché il candidato, prima di diventare collega, intraprende un iter attraverso l'informazione di dati, per cui appunto visualizza quelle che sono le offerte di lavoro, visualizza il contesto dell'azienda, visualizza quelli che sono i recruiter, per cui questo accesso ai dati sostanzialmente rende più complesso il viaggio del candidato. Proseguiamo. Questa, per cui arriviamo alla tesi secondo cui, appunto, di cui vi sto parlando oggi, che questo accesso ai dati in generale, alla comprensione del dato come aspetto fondamentale del poter prendere delle azioni strategiche, è fondamentale in una qualsivoglia azione di reclutamento di personale. Per cui non solo come trend delle risorse umane, ma in generale come trend fondamentale per le persone che cercano. Questo dato, questo grafico che vedete sulla sinistra, sulla destra, estremamente interessante, perché ci dice che negli ultimi 5 anni l'attitudine a prendere scelte strategiche guidate sulla base di dati è cresciuta del 242% all'interno del mondo della selezione. Fondamentale, perché ci fa capire che anche questa industry si sta sempre più affidando al dato per far sì che quella scelta sia una scelta consapevole, pensata, strategica. Andando avanti, identifichiamo altri trend fondamentali di quelli che sono sostanzialmente trend che hanno modificato e stanno modificando il modo di selezionare talenti. Primo, innanzitutto, l'employer experience. Per cui il fatto che conta quello che i dipendenti raccontano della propria azienda. 2, people analytics, quello che stavamo dicendo per l'appunto adesso. Per cui il fatto che le persone prendano scelte sulla base di dati statistici. 3, tendenza a internalizzare processi di recruiting. Per cui questo è, vediamo che le aziende sempre di più tendono a assumere strumenti capaci di dargli la possibilità di internalizzare i processi. 4 ed ultimo, forza multigenerazionale all'interno dell'azienda. Andiamo avanti. Questo è un esempio per cui, rispetto a quello che vi dicevo prima, come si è andato a specializzare le figure in seguito anche all'avvento di una rivoluzione tecnologica. Una volta si aveva la figura del commerciale, del venditore, era una figura per lo più abbastanza generica, cioè l'assunto per cui una persona vende può vendere tendenzialmente di tutto. Oggi il paradigma è cambiato. Il venditore, ad esempio, è diventato account executive, tech account executive, per cui una persona specifica con delle competenze tecniche definite, con delle competenze proprio legate all'industria di riferimento, che fa sì che si apra un proprio mercato di riferimento. Ecco, questo è un esempio di analisi di dati di spaccato sul mercato del tech account executive.
Innanzitutto, che cosa ci dice? Ci dice qual è il mercato, per cui quante persone sono all'interno di questo, che ricoprono questo ruolo. Sono 348 in Italia. Ci dice, ad esempio, come vedete sulla destra, che la domanda è molto alta, vuol dire che sono persone molto richieste. Ci dice la disposizione tra quello che è il genere, uomini e donne, ci dicono le attitudini di queste persone. Ok, per cui poi che cosa capiamo? Capiamo che questa figura è una figura con un mercato definito di riferimento e che ha un certo tipo di domanda. Ora, andiamo avanti. Questa di conseguenza che cos'è? È un'azienda, diciamo, di cui abbiamo oscurato ovviamente le generalità, della Brianza, che sta pubblicando come proprio annuncio di lavoro una ricerca per un account executive, cioè per quella figura specifica di cui abbiamo analizzato prima. La domanda e la provocazione che lancio è questa: se voi fosse un account executive con, diciamo, quella consapevolezza di offerta di mercato che abbiamo analizzato e che abbiamo visto che il dato ci sta testimoniando, andreste mai, accettereste mai un'offerta di lavoro per un'azienda che comunica se stessa, comunica i propri valori, la propria vita attraverso queste, diciamo, questa presenza? No. No, nel senso che ovviamente qua si apre un concetto fondamentale di quello che è il trend del, che dicevamo prima, che è l'employer branding, cioè quanto l'azienda è in grado di raccontare, di attrarre talenti, diciamo, verso le proprie funzioni che sta ricercando. Per cui proseguiamo e andiamo a dare uno sguardo al futuro. Due dati fondamentali che ci fanno riflettere. Il 91%, questi li citava già Ilaria, sostanzialmente del 91% di aumento di offerte di lavoro negli Stati Uniti nel periodo centrale della pandemia. Offerte di lavoro ovviamente da remoto, per cui di persone che potevano lavorare da qualsiasi parte. 61% delle PMI italiane prima della pandemia si dichiaravano non in conoscenza, non interessate a quello che era l'attività di smart working. Questa è un'analisi del Politecnico. Proseguiamo. 75% entro il 2025 sarà sostanzialmente la percentuale dei millennial, ossia la forza multigenerazionale, che comporrà la forza lavoro di una determinata azienda. Questi dati ci fanno capire che il mondo, proprio come ultimissima conseguenza di quest'anno che abbiamo vissuto tutti, sta cambiando. I trend stanno cambiando, le attitudini stanno cambiando. Andiamo avanti. E ci fa capire che sostanzialmente il digitale sta letteralmente trasformando il modo con cui noi viviamo la nostra attività quotidiana in tutte le varie sfaccettature della vita, dall'aspetto di entertainment, dall'aspetto di pagamento, finanza, dall'aspetto di relazioni, tutto viene gestito attraverso i device. Per cui chiudo e chiedo di andare alla prossima slide e lancio proprio una provocazione, cioè invito i presenti a riflettere su che tipo di riflessione fanno sulla base di dati per tutto ciò che riguarda il proprio assetto delle risorse umane. Cioè, abbiamo mai riflettuto su qual è l'impatto che ha una assunzione non corretta? Abbiamo mai riflettuto su quanto è il costo del turnover? Abbiamo mai capito chi è potenzialmente un potenziale candidato in grado di sostituire una persona presente in azienda da diversi anni? Per cui, diciamo, se il digitale è così presente all'interno della vita quotidiana, mi chiedo, lo è già all'interno anche delle vostre attività di ricerca e selezione del personale? E con questo vi ringrazio e lascio la parola. Grazie Pietro. Diciamo che con la provocazione che tu hai lanciato, proprio l'assunzione non corretta, mi dai modo di introdurre proprio il prossimo relatore, Fabio Monerati. Perché ciao Fabio, benvenuto. Buongiorno a tutti, ciao Camilla. Abbiamo parlato appunto proprio con te Pietro di investimenti in termini di capitale umano, ma il capitale umano che fa davvero la differenza deve anche essere adeguatamente formato proprio per fare un'assunzione corretta, soprattutto se parliamo di talenti. Quindi ti chiedo Fabio, quanto sono importanti le piattaforme di learning? Marcello ha proprio anticipato prima il fatto che LinkedIn ha creato una divisione. Esattamente, infatti.
prima di arrivare a questo è importante descrivere la situazione attuale. Ovvero, se andiamo avanti con la prima chart, so che abbiamo parlato costantemente del dato, però è un elemento fondamentale al giorno d'oggi. L'importanza del dato, di comprenderlo e saperlo analizzare. Una volta che lo sappiamo analizzare, di conseguenza sappiamo anche gestirlo e prendere decisioni strategiche corrette. Siamo alla prossima chart. Prego. Ok. A cosa serve il dato? Serve assolutamente a individuare quegli aspetti, quegli insight che ci consentono di comprendere come si sta trasformando il mondo attuale, come stanno cambiando le industrie, come sta cambiando il mercato. Se andiamo alla prossima chart, possiamo infatti vedere come negli ultimi anni si sia avuto un importante cambiamento in termini di mercati, in termini di industrie. Questo cosa è stato dettato? Sicuramente da un avanzamento tecnologico, da un cambio tecnologico che è stato probabilmente incentivato ulteriormente anche da quest'ultimo anno e mezzo di pandemia. E questo ci porta verso una direzione. Secondo il World Economic Forum, infatti, cosa succederà tra 4 anni? Che il 44% delle skill che oggi possiedono i dipendenti nel mondo aziendale muteranno. E quindi cosa è importante fare? Cercare di adattare queste skill, quindi attuare una vera e propria operazione di reskilling all'interno delle aziende per consentire ai dipendenti di oggi e di domani di essere strutturati nel modo in cui gli consenta di performare, di essere comunque attivi e avere un valore nel mondo del lavoro. Se andiamo alla prossima chart, cosa possiamo vedere dall'analisi degli statisti? Che i 3 aspetti principali di questo nuovo mercato, di questa nuova situazione economica, si concentreranno principalmente, per quanto riguarda l'aspetto di learning and development, su 59% upskilling e reskilling, il 53% nel 2021 opterà per azioni di formazione di leadership e management, e il 33% andranno a lavorare sul virtual onboarding, quindi piani di formazione di onboarding del personale strutturati in un determinato modo. Se andiamo alla prossima chart, possiamo vedere come LinkedIn sta aiutando le aziende a lavorare su questi aspetti. E i 3 punti principali, 3 punti cardine su cui LinkedIn Learning basa i propri obiettivi, la propria struttura, sono contenuti personalizzati, l'utilizzo degli insight e una community-based learning. Se andiamo alla prossima chart, vediamo il primo aspetto. Allora, per quanto riguarda la personalizzazione dei contenuti, immagino che molti di voi negli ultimi mesi di pandemia, soprattutto almeno io, tra Amazon Prime e Netflix, ho fatto un grande utilizzo di queste piattaforme per vedere film o comunque serie televisive. Se avete fatto caso, avrete visto che vi vengono suggeriti determinati contenuti in base alle vostre preferenze, agli ultimi film visti, alle ultime serie viste. Bene, in base degli studi si sa che il 69% delle persone a cui vengono suggerite determinati contenuti sono molto più proattive nell'utilizzare questo contenuto e nel approfondire ulteriormente quegli argomenti. Quindi in campo learning, LinkedIn cosa ha fatto? Ha creato questo sistema dove attraverso l'intelligenza artificiale si vanno a definire quelli che sono gli elementi di interesse del corsista. Quindi un esempio potrebbe essere: io mi occupo di learning, di marketing, mi vengono generati in automatico e offerti in automatico informazioni legate a corsi relativi a questa tipologia di contenuto. In questo modo le persone sono incentivate a formarsi, a continuare a creare questo percorso di reskill. Se andiamo alla prossima chart. Ok, perfetto. Un aspetto fondamentale di LinkedIn Learning, quindi, oltre a fornire contenuti personalizzati per i nostri dipendenti, fornisce anche la possibilità all'azienda stessa di caricare i propri contenuti. Quindi questo potrebbe essere un esempio anche l'onboarding che vi facevo poco fa. Quindi inseriamo dei nuovi dipendenti all'interno dell'azienda, noi possiamo caricare il nostro percorso di formazione e di onboarding sul portale di LinkedIn Learning. In questo modo poi possiamo anche monitorare e tenere traccia di qual è il processo di formazione delle nostre persone. Se passiamo alla prossima chart,
che è il secondo aspetto fondamentale, è l'analisi del dato. Ok? Quindi abbiamo la possibilità di vedere quali sono le skills eventualmente che mancano ai nostri dipendenti. Quindi avere esattamente il report di ciò che i nostri dipendenti hanno come skill attualmente, cosa devono migliorare e effettivamente quali sono i corsi che noi possiamo andare a proporre perché loro si formino su queste determinate skills. Infatti il 41% delle persone che si va a formare su skill definite ci consente di andare a implementare questo tipo di caratteristiche. Se passiamo alla prossima chart, perfetto, qui vediamo un esempio che ci consente anche di matchare e di avere un confronto tra quello che noi stiamo portando oggi aziendalmente ai nostri dipendenti e quello che invece viene offerto dal mercato esterno. Quindi andare a capire qual è la situazione delle altre aziende in base alla formazione su determinate skill e determinate competenze dei loro dipendenti. E questo ci consente di andare a strutturare il nostro percorso di formazione per i dipendenti. Prego. Per concludere, l'ultimo argomento e l'ultimo punto è la parte legata al social learning. Sappiamo che le persone che hanno la possibilità di condividere informazioni, di lavorare insieme ai propri manager e ricevere addirittura un indirizzamento verso determinate skill da sviluppare, sono maggiormente incentivate ad apprendere e spendono maggior tempo nella formazione, circa 29 ore in più. Ok? Questo cosa ci consente di fare? Di andare a creare, anche grazie a LinkedIn, un percorso di emailing che consente di aiutare le aziende stesse a incentivare i dipendenti a formarsi nel corso di questo periodo. Ok? Quindi i tre punti che ci portiamo a casa oggi sono sicuramente l'importanza del dato, la capacità di analizzarlo, perché il mondo sta cambiando e di conseguenza dobbiamo essere in grado di adattarci e di saperlo interpretare e utilizzare nel modo corretto. Attraverso che cosa? Attraverso strumenti quali LinkedIn sta cercando di fornire oggi al mondo dei dipendenti italiani. Adesso ho finito l'intervento, Camilla, prego. Ti ringrazio, passerei all'intervento di Federico Sattanino. Ciao Federico, benvenuto. Ciao Camilla, buon pomeriggio. Ecco. Grazie. Prego, prego. Sì, volevo dire grazie a So Consult e Change Capital per darci l'opportunità di raccontare quello che facciamo. Anch'io sono collegato da Dublino, per cui vi mando un saluto più o meno dall'autunno. Però, diciamo, meteo a parte, sono Federico Sattanino e all'interno di LinkedIn mi occupo della gestione dei clienti italiani di Sales Solutions. Ecco, che, infatti... Quello che ti volevo proprio chiedere è questo, siccome prima anche Lara, no, parlava che LinkedIn è un vero e proprio network, quindi come può supportare la forza vendita, diciamo, in modo diretto per sviluppare e o consolidare il business? Esattamente, ti ringrazio la domanda. Effettivamente l'aspetto è duplice, sia di generazione di nuove opportunità, sia di sviluppo di relazioni esistenti. Per cui quello che facciamo in Sales Solutions effettivamente è supportare le imprese italiane, nello specifico i dipartimenti marketing e commerciali, a fare proprio questo, a cogliere le opportunità di business grazie a LinkedIn. Per parlarvi di come questo avviene in concreto, parto da una cattiva notizia, non me ne vogliate. E cioè che il mondo dello sviluppo commerciale, quindi la professione di chi si occupa delle vendite, non sta diventando più facile. Perché è cambiato lo scenario delle vendite. In realtà, prima ancora, ad essere cambiato è proprio il processo d'acquisto. E qui vediamo tre dati su tutti che ci danno la misura di questo cambiamento. Il primo che vedete a sinistra è il dato secondo il cui nei decision maker B2B, quindi figure con ruoli apicali in azienda, bene, 3 su 4 di questi decision maker utilizza le piattaforme digitali e nello specifico i social media per fare ricerche sui prodotti e servizi di cui intende avvalersi. Quindi questo cosa ci dice? Che in primo luogo noi dobbiamo essere in grado di fornire queste informazioni, al tempo stesso di reperirne a nostra volta sui nostri interlocutori, ma
In pratica dobbiamo essere lì dove loro sono, quindi dobbiamo incontrarli su questo terreno comune. Quindi il primo messaggio è assolutamente esserci. Il secondo dato, che qui vedete, è il fatto che ad oggi in media in un processo decisionale d'acquisto B2B sono coinvolte 7 persone, quindi 7 persone influenzano la decisione d'acquisto B2B. E questo invece ci dice che non è più sufficiente fare affidamento su un'unica relazione in un'azienda per la buona riuscita di una trattativa o di un rapporto lavorativo. Dobbiamo essere in grado di mappare il cerchio decisionale attorno a una decisione, perché sappiamo che, ad esempio, in media ogni anno il 20% circa dei decision maker cambia lavoro, e quindi non vorremmo mai che fosse proprio la persona con cui abbiamo l'unica relazione a essere quella che se ne va, e quindi noi a perdere completamente la bussola della relazione. Terzo dato, ma non per importanza, perché in realtà lo sperimentiamo quasi tutti nel quotidiano, sono sicuro, è il fatto che il 90% dei decision maker non risponde ad un approccio commerciale non personalizzato. Quindi tutte le chiamate a freddo, le email generiche di cui siamo subissati, lasciano davvero il tempo che trovano oggi. Prossima slide, per favore. Questo non è chiaramente un cambiamento che è stato generato dall'ultimo anno e mezzo. Chiaramente, come tanti aspetti della nostra vita, la pandemia ha semplicemente accelerato alcuni aspetti e semmai ha aggiunto un ulteriore livello di complessità. Perché qui vedete, questi sono dati presi dallo State of Sales Report che LinkedIn fa ogni anno sullo stato delle vendite nel mondo. Vedete che c'è una buona fetta dei professionisti delle vendite che ora lavora da remoto. C'è stato un incremento dei commerciali che inviano le email ed un incremento dei commerciali che fissano appuntamenti virtuali. Questo significa che se quelle tecnologie fino a poco tempo fa erano sufficienti, ad oggi sono indispensabili per un commerciale per sopravvivere in questo contesto. Ed è questo uno scenario che per un commerciale, mi ci metto anch'io perché faccio parte a tutti gli effetti della forza vendita di LinkedIn, è uno scenario che potrebbe apparire catastrofico. In effetti noi abbiamo intervistato prima della pandemia chi si occupa di sviluppo commerciale e più della metà ci ha risposto che insomma temeva che l'impossibilità di incontrare di persona la controparte creasse delle difficoltà nel creare delle relazioni commerciali. Ed è chiaramente un punto di vista condivisibile e comprensibile, ma se andiamo invece a vedere che cosa ne pensano effettivamente le nostre controparti, i nostri interlocutori, cosa che ha fatto McKinsey conducendo uno studio a pandemia inoltrata e rivolgendosi proprio ai buyer B2B. Bene, da questo studio è emerso che solo il 20-30% di questi buyer B2B vorrebbe o comunque avrebbe necessità di interagire di persona con un responsabile commerciale, e questo anche in un mondo post-Covid, e quasi la totalità di questi buyer B2B, 97%, si dichiara anzi assolutamente contento di fare un'esperienza completamente digitale, un'esperienza di acquisto completamente digitale. Attenzione, quando diciamo esperienza digitale, non mi riferisco a un'esperienza impersonale dove non c'è il cosiddetto tocco umano. Questo vedrete che rimane centrale, anzi è il tema di tutta la sessione di oggi. Prossima slide, per favore. Quindi, diciamo, tutto questo ci farebbe supporre che, allora, se i nostri interlocutori sono a loro agio con un processo di relazione digitale, allora all'aumentare delle nostre comunicazioni commerciali digitali dovrebbe corrispondere un aumento delle loro risposte. E non è propriamente così, perché se andiamo a vedere, ha un incremento di quasi il 60%. Delle mail commerciali rispetto a un benchmark pre-pandemia, non è corrisposto un aumento del tasso di risposta, anzi, è corrisposta a una riduzione fino al 30% del tasso di risposta. Quindi fermiamoci un attimo qui, perché da una parte ci si dice, ok, sì, mi va benissimo avere una relazione commerciale digitale, però dall'altra non ti rispondo alle mail? Converrete con me che sono segnali quantomeno contrastanti. Ebbene, effettivamente il nodo qui risiede proprio nella strategia che utilizziamo. Vedete qui sulla sinistra ci sono alcune strategie che ad oggi possiamo definire controproducenti, ma che un tempo invece rappresentavano, diciamo, un'innovazione. Prendo una su tutti, l'automazione impersonale, che ad oggi è assolutamente equiparabile allo spam, quindi non è più sufficiente scrivere ciao Luca e far seguito poi un'email generica, quella non è personalizzazione. Effettivamente, parlando di strategie, e andiamo avanti per favore, in questo grafico molto elementare vediamo quelli che sono definibili come i cicli
che hanno caratterizzato il mondo delle vendite nella nostra storia recente. E quindi partiamo chiaramente con tutte quelle tecniche faccia a faccia che, vedete, col passare del tempo, per forza di cose, hanno un appiattamento della curva per quanto riguarda le performance, ma semplicemente perché a un certo punto, intervenendo la globalizzazione, espandendosi i nostri mercati e quindi i nostri target, non è più sostenibile e scalabile il metodo unicamente faccia a faccia. E a quel punto cosa è successo? Beh, ci è venuto in soccorso il ciclo di innovazione che potremmo far ricadere sotto la parola automazione. Quindi tutte quelle tecnologie che ci hanno consentito effettivamente di fare comunicazioni di massa verso i nostri target in maniera automatica, quindi sfruttare le tecnologie digitali per raggiungere le nuove platee. Però abbiamo visto che anche questo ciclo ha raggiunto una fase di plateau con dei ritorni, diciamo, appiattiti in termini di performance. E il motivo è perché di fatto siamo di fronte a un nuovo ciclo di innovazione, che potremmo definire relazioni su scala. Potrebbe sembrare un po', diciamo, un controsenso, no? Perché da una parte c'è l'elemento della relazione, quindi mantenere la persona al centro di questo scambio, dall'altro c'è su scala, quindi questo implica per forza di cose l'utilizzo di tecnologie digitali, quindi l'utilizzare i dati. È un po' un ossimoro commerciale, potremmo chiamarlo. Ma quindi come si fa effettivamente a fare relazioni su scala? Avrete già capito dove voglio andare a parare, chiaramente. Si può fare grazie ai dati, e chiaramente devono essere dei dati che sono incentrati sulla persona. Noi oggi abbiamo parlato di decisioni data-driven in azienda, abbiamo parlato di un network che si fonda sulle persone. Ed effettivamente qui vedete una divisione specifica di LinkedIn che si occupa delle soluzioni di vendita, perché LinkedIn non nasce come strumento di sviluppo commerciale, nasce come network di sviluppo professionale e personale. Solo in seguito ci siamo resi conto effettivamente della mole di scambi di natura commerciale, quindi tra buyer e venditori, che avvenivano sulla piattaforma. E per questo abbiamo creato delle piattaforme dedicate che consentissero alle imprese di utilizzare in maniera strategica e strutturata i dati di questo network. Qui spendo giusto due parole prima di concludere su queste due piattaforme, perché effettivamente fanno parte di un unico flusso di lavoro di vendita digitale, ma si rivolgono a due momenti diversi. Il primo, Sales Insights, è la piattaforma rivolta a chi si occupa di pianificazione commerciale. Quindi tutte quelle figure, potrebbero essere la direzione commerciale, Market Intelligence, noi in genere le mettiamo sotto al cappello delle Sales Operations. Tutte quelle funzioni centralizzate che hanno l'obiettivo di identificare e prioritizzare i mercati, settori ed aziende a maggior potenziale, con l'obiettivo di indirizzare al meglio lo sforzo della forza commerciale. Il tutto arricchendo la propria base dati aziendale, perché tutte queste soluzioni di cui parliamo oggi chiaramente poggiano le loro radici sui dati di LinkedIn, quindi sono dati di estrema qualità, perché sono in tempo reale, aggiornati dalle persone e le aziende stesse che compongono il network. A questa parte di pianificazione fa seguito la parte effettivamente di contatto con Sales Navigator, che è la seconda piattaforma di LinkedIn per lo sviluppo commerciale. Effettivamente potremmo definirla come la versione di LinkedIn per le vendite, perché questa è la versione di LinkedIn che viene data proprio a chi si occupa operativamente di vendite e di sviluppo commerciale per fare cosa? Questi tre passaggi che vedete evidenziati. Target, quindi andare a identificare le aziende e le persone con cui voglio entrare in contatto. E questo lo faccio attraverso una serie di filtri e funzionalità che chiaramente sono dedicate specificamente a questa funzione. Understand, molto importante. Prima ancora di entrare in contatto con il mio target, io devo essere in grado di capirlo. Devo essere in grado di sapere quali sono le sue esigenze e i suoi obiettivi. Perché poi nella fase di engage, quella di contatto, contatterò questa persona nella maniera più puntuale, personalizzata e rilevante possibile per lei. Ed ecco che qui chiudiamo il cerchio, perché stiamo facendo relazioni, mantenendo al centro la persona, su scala, sfruttando il potere dei dati di LinkedIn. Prima di chiudere, sottolineo solo una cosa. Questa non è una bacchetta magica, perché questi strumenti che vedete qui si inseriscono nell'ambito di un progetto di social selling o digital selling, che dir si voglia, progetti in cui noi affianchiamo il cliente proprio per portare avanti un'operazione di change management, perché quello di cui stiamo parlando oggi, chiaramente, è anche il reskilling della forza commerciale. Per cui in molti casi questa è una nuova forma mentis, un nuovo paradigma che deve entrare a far parte del modo di lavorare della forza commerciale. Quindi, se abbiamo iniziato con una cattiva notizia rispetto allo stato
del mondo delle vendite. La buona notizia è che effettivamente non solo c'è il modo di affrontare questo cambiamento, non solo c'è il modo di sopravvivervi, ma c'è proprio il modo di cavalcarlo e portarlo in azienda. Io vi ringrazio e restituisco la parola a Camilla. Grazie Federico, direi che sei stato veramente molto esaustivo, direi che è arrivato sicuramente il momento di dare voce al presidente Marco Valerio Morelli. Buon pomeriggio presidente, benvenuto. Ci sente? Forse ha il microfono disattivato. Presidente, ci sente? Adesso la sentiamo. Benvenuto. Camilla, io non la sento. Ah, ecco, invece no, noi la sentiamo. Benissimo. Oh, perfetto, adesso siamo collegati. Ecco, i manager di LinkedIn ci hanno raccontato in modo molto dettagliato come il social si approccia al talent management e anche alla creazione delle opportunità. Possiamo quindi dire che la consulenza diventa il vero valore aggiunto nella ricerca e nella selezione del personale e proprio quello human value professional a cui accennava in apertura Valerie. Allora, guardi, innanzitutto io non ho slide da condividere, quindi se vuoi levare la chart di fondo, insomma, forse magari riesco anche meglio a essere efficace. Benissimo, grazie molto. Innanzitutto grazie dell'invito, mi ha fatto molto piacere questa sinergia tra la nostra associazione e il social network. E la risposta è ovviamente sì, però io volevo fare un ragionamento, se mi consentite, un po' meno commerciale, un po' più sofisticato su alcune dimensioni che noi dobbiamo toccare, no? Allora, partiamo un attimo dal processo, no? Noi oggi abbiamo discusso del processo di attraction e selection dei talenti e delle nostre organizzazioni, nelle nostre organizzazioni. Allora, ricordiamo che è un processo, quindi c'è una fase iniziale, c'è una fase nel processo e c'è una fase finale. Allora, la fase iniziale è qual è il profilo di cui ho bisogno, quali sono le competenze che sto cercando, per quale ruolo, con che disegno organizzativo, con che capability funzionare nell'ambito del contesto di unità, di ufficio aziendale in cui vado a inserire. Quindi prima di arrivare a uno strumento c'è una fase molto importante di definizione del fabbisogno, il fabbisogno della competenza che vado a cercare. Dopodiché, dopo questa prima macrofase, c'è un'altra macrofase che è quella della ricerca. Sono d'accordo con quello che hanno raccontato i nostri amici di LinkedIn, è molto cambiato il mondo della ricerca e sicuramente i social hanno reso democratico, è molto bella quella parola, l'accesso, e quindi secondo me hanno dato un contributo, se volete, di sostenibilità e di parità di opportunità di accesso. Ora, non ci dimentichiamo però che il bacino a cui attingo i miei talenti è uno degli elementi di questo processo, perché evidentemente vado a fare ricerca di candidati, vado a fare ricerca di competenze, vado a fare ricerca di professionalità e dopodiché, una volta che ho guardato questo mare di opportunità, devo andare a setacciare queste opportunità, devo andare a selezionare, a valutare. E quindi c'è un'altra fase del processo, quindi la terza, se volete, quindi dopo aver definito di cosa ho bisogno, andare a vedere come lo trovo. C'è poi la fase, forse la più importante, che è quella dell'assessment, della valutazione, della considerazione se quello che ho trovato fitta con quello di cui ho bisogno. E devo andare a valutare attentamente che cosa? La persona che ho davanti, le competenze che esprime, le esperienze che ha. Devo anche andare a capire alcuni tratti della persona, no? Perché sono predittivi di quelli che saranno i comportamenti futuri. Soprattutto se è una persona che deve lavorare in team, che deve lavorare gestendo team.
Pensate anche un attimo solo anche al modello di leadership, no? Se devo andare a scegliere un leader, come lo valuto un leader, no? Che elementi posso agire per andare a scegliere un leader a vari livelli dell'organizzazione? Si può essere leader essendo capi azienda, oppure si può essere leader gestendo un piccolo team, o un piccolo ufficio, o un piccolo front office. Ecco, quindi c'è una fase altrettanto importante, se non in più importante, che è quella proprio di valutazione della persona. Quindi, diciamo che riconduciamo alla completezza del processo, no? E quindi la completezza del processo è un processo che va da una fase importante, i miei amici delle direzioni del personale lo sanno perfettamente, di pianificazione, no? Noi consulenti diciamo di strategic workforce planning, cioè andiamo a capire le competenze di cui abbiamo bisogno oggi e domani. È stato citato il World Economic Forum. Il World Economic Forum ha fatto una ricerca, tra l'altro in accordo con l'azienda che io rappresento, no, come Asso Consult, che ha detto spariranno 80 milioni di lavori entro il 2030, ma ce ne saranno altri 110 milioni. Quindi c'è uno shifting del profilo di competenze che servono, c'è uno shifting del bisogno che le organizzazioni hanno. Quindi c'è una prima molto importante fase per aver successo sul mercato dei talenti di pensiero strategico, di pianificazione, non di reazione, ma di pensiero. Poi c'è una seconda fase importante che LinkedIn ha rappresentato di come approvvigiono nel mercato le informazioni disponibili. E poi c'è una terza fase, che forse è quella più delicata, di poi valutazione e scelta delle competenze che sono andato a trovare anche attraverso i social network. E questa fase è molto importante ed è predittiva del successo, della persona dentro l'organizzazione o dell'organizzazione che prende quella persona. Quindi vedo bene quell'osservazione che le faceva Camilla, cioè c'è un flow di human touch, ma devo dire io c'è un flow di considerazione di un processo più complesso, dove una piattaforma come LinkedIn negli ultimi anni è entrata in modo preponderante dentro il processo di ricerca di questo bacino di talenti, ma è un pezzo dentro un ciclo più complesso che deve essere seguito dall'inizio e dalla fine. Questo lo fanno le direzioni del personale, lo fanno i candidati che sanno che ci sono varie fasi a cui devono tener conto, ed è esattamente quello che sarà oggi e quello che sarà domani. Il tema dei data analytics che è stato toccato, vado su un'altra pennellata, fondamentale, è un macro trend assoluto, il tema di avere dati, di avere informazioni connesse, di prendere decisioni consapevoli, è sempre più l'elemento che fa la differenza quando uno deve governare dei processi o delle organizzazioni più o meno complesse. Il punto è la qualità del dato. Quindi una sfida che io lancio ai colleghi di LinkedIn è proprio questa. Siamo certi del dato? Siamo certi della qualità del dato? In letteratura economica si dice i sistemi informativi, qualunque natura siano, anche quelli social, hanno questa regola, garbage in, garbage out, che vuol dire essenzialmente che io non posso certificare se Marco Valerio Morelli scrive sul suo profilo LinkedIn che ha gestito l'ufficio brevetti della NASA. Come faccio a certificarlo? Come faccio a garantire? E poi non posso certificare e sapere se Marco Valerio Morelli, che ha gestito l'ufficio brevetti della NASA, è stato capace o non capace, se ha prodotto dei KPI positivi o negativi, se ha prodotto un impatto sull'azienda o no, se ha lasciato un'azienda distrutta oppure no. Quindi c'è fondamentalmente un'altra fase che va considerata per quanto riguarda il social network, credo che sia una sfida che loro hanno, quello della certificazione, della pulizia, della qualità dei dati. E anche che è una responsabilità anche del candidato, perché poi il candidato, sempre usando il mio esempio, se scrive una cosa che poi non è vera, prima o poi la realtà viene a galla. E quindi anche questo è un elemento poi di valutazione. Dall'altro lato, secondo il mio punto di vista, c'è un tema di comprendere alcuni elementi soft che non stanno nei curriculum, che non stanno nelle esperienze, che non stanno in come io mi presento.
ma stanno un po' nella storia professionale, stanno nei tratti, nelle attitudini, nei behavior delle persone. Ecco, questo secondo me è l'altra grande sfida. In questo la consulenza storicamente l'ha fatto negli anni, lo sta facendo adesso, lo farà domani, accompagna proprio per, come dire, mettere a sistema, a sinergie, no? Tutte queste fasi del processo. Un altro tema del webinar era come aver successo, no? E quindi adesso mi guardo, ho parlato un po' dei candidati, volevo un attimo concentrarmi sul lato azienda. Allora, l'azienda come ha successo? Perché in realtà la democrazia di cui parlava il collega è una democrazia che produce un effetto anche molto importante, cioè che i candidati a questo punto hanno più possibilità di accesso e valutano. E quindi io mi sono scritto quali sono i 10 elementi che vengono visti lato azienda, no? La reputation, il purpose, i valori, gli obiettivi strategici, il piano, la leadership, quindi lo strumento, per esempio, di rappresentare i leader anche nei social diventa un elemento molto importante perché esprime una qualità intrinseca della mia organizzazione. Per poi andare ovviamente ai processi, e qui rientra il tema di come utilizzo i dati e gli analytics, per poi andare a capire gli elementi più tradizionali, no? Quanto offro, che opportunità di carriera, di sviluppo, di apprendimento offro, che tipo di welfare sostengo, perché la pandemia ci ha evidentemente fatto capire che il tema del caring delle persone è fondamentale dentro l'organizzazione, no? Le persone più ingaggiate sono quelle che si sentono tenute in considerazione a qualunque livello che siano dentro l'organizzazione. E poi c'è, diciamo, pervade tutto questo il tema della cultura aziendale. Quindi questi 10, 11, adesso non li ho contati proprio, sono i fattori determinanti perché poi un'azienda abbia successo nel mercato dei talenti, possa attirare i migliori talenti. E quali sono invece, lato candidato, no? Gli elementi che noi osserviamo, che noi vediamo, che producono una carriera positiva, che producono un apprendimento, che producono una crescita. Ecco, qualcuno ha parlato, bisogna fare upskilling. Certo, bisogna fare upskilling, nel senso che c'è una learning curve continua. No, il vecchio modello educativo che uno usciva da, faceva un percorso di educazione, di formazione, poi aveva un training on the job, poi prendeva la responsabilità e poi moriva lì nelle responsabilità che aveva oppure cresceva. In realtà qui, come dire, si sono cicli sempre più corti di apprendimento, quindi c'è una learning curve continua. Quindi la prima capacità che deve avere un individuo è continuamente essere pronto a apprendere e imparare. Poi c'è una seconda attitudine, no? Che è un'attitudine che io recentemente ho detto su un'intervista, ci vuole una grande empatia, ci vuole anche una grande capacità di mettersi in discussione, di allargarsi, di includere. Ecco, questa è un'altra, è una capacità, è un behavior individuale. Quindi da un lato questo continuous learning del candidato, dall'altro questa approccio molto aperto, no? a mettersi in discussione, a essere inclusivo, a essere empatico. E poi ci vuole un focus su quello che l'azienda sta chiedendo, con un contributo in chiave assolutamente aperta di speak up, e ci vuole poi di portare i risultati. Per cui alla fine bisogna poi conseguire gli obiettivi che vengono assegnati e bisogna creare una success professional story che sia credibile rispetto agli interlocutori che mi osservano. E l'altro elemento, e qua poi va a vari tipi, se io cresco sulla catena poi manageriale, è la mia capacità evidentemente di costruire, di creare relazioni positive, di sostenere la crescita delle persone che lavorano con me e via via, insomma, altri elementi che via via salgono nella catena professionale. Ecco, quindi, come dire, la tecnologia, dal mio punto di vista, è un enabler. Lo è stato quando era molto banale ed è diventata ancora migliore adesso che, diciamo, siamo in esplosione tecnologica. Sistemi come LinkedIn hanno amplificato la necessità che le organizzazioni complesse o semplici si dotino di strumenti adeguati al passo dei tempi per fare processi e per gestire momenti complessi. Ma la cura del capitale umano è
un processo molto più complesso che non si esaurisce con la tecnologia, ma deve essere innestato in un processo di pianificazione strategica, di considerazione di qual è il purpose della mia organizzazione, di gestione attenta dei bisogni delle persone di caring, di valutazione delle persone, non solo di quello che raccontano, ma di quello che sono. Qualcuno dice il saper essere vale molto di più di quello che sai, e quindi rientra in un processo che molte, se non tutte le direzioni personali che immagino siano qui collegate, sanno e che gestiscono pezzo pezzo. In questo percorso, sì Camilla, lei ha ragione, le società di consulenza aiutano proprio a scaricare a terra tutti i punti che ho toccato nel mio intervento. Vi ringrazio dell'attenzione e lascio il commento ultimo a Marco e poi ci saranno, credo, i colleghi sia di LinkedIn che di AssoConsult per prendere eventuali domande. Grazie ancora molto, un buon pomeriggio a tutti. Grazie Presidente, chiedo alla regia di lanciare il pop-up, avrete una finestra all'interno dello schermo con alcune domande, insomma, di ordine statistico, vi chiederei gentilmente di rispondere, di darci riscontro. Invece, proprio prendendo spunto dall'intervento che ha fatto il Presidente, chiederei alla regia un fuori programma, e cioè di lasciare tutti i nostri ospiti in video per un brevissimo dibattito di un paio di minuti. La domanda è questa, attendo che la regia vi metta tutti in video. Eccoci. Ecco, la domanda che vorrei fare è proprio questa. Dove è la complementarietà tra lo strumento tecnologico e la competenza della consulenza che proprio la Human Value Professional apporta? Quindi la collaborazione proprio fattivamente fra uno strumento come LinkedIn e uno strumento e un'associazione come AssoConsult con una consulenza veramente preparata. Chi vuole rispondere? Ti rispondo io velocemente con un piccolo, così in maniera sintetica, perché credo che, volendo anche sintetizzare il pensiero del nostro Presidente, il Presidente Morelli, e anche il racconto che ha fatto ovviamente LinkedIn, io credo che la complementarietà si possa sintetizzare su una parola, l'utilizzo. Cioè sono due fasi che devono essere utilizzate, quindi non sono alternative, ma sono la capacità da parte di ognuno, sia da parte dell'azienda, sia da parte delle persone, di conoscere e saper utilizzare uno strumento e la tecnologia, e poi bisogna anche avere quella grande capacità di saper scegliere e utilizzare la competenza consulenziale. Valeri, tu che cosa ne pensi? Ma mi voglio aggregare a quello che chiaramente è stato detto finora. A me piace vedere un po' oltre, no, di quello che ciascuno qua fa il suo piccolo pezzo. Abbiamo sentito anche diciamo noi prima nel mezzo i colleghi di LinkedIn, sembrerebbe che siamo molto frammentati, però in realtà noi facciamo tutti parte di un grande processo al quale ha accennato il nostro Presidente, cioè dove io vedo una collaborazione e che noi dobbiamo assolutamente integrare queste competenze per affiancare realmente quello che è la singola persona e quello che può essere l'azienda. L'abbiamo prima visto che chiaramente è un processo completo e molto più ampio, perché parte molto prima da una strategia aziendale e finisce quando questa persona è inserita, diciamo, si sono scelti reciprocamente, ma noi sappiamo in realtà che poi è un po' un circolo, noi andiamo un po' a cerchi, no? Perché una persona poi è lì, poi adesso non va più in pensione dove lui è inserito, quindi si rimette chiaramente in gara, ritorna anche a aggiornare il suo profilo su LinkedIn e magari poi riguarda in giro che cosa offre il mercato, ecco. Quindi è un po' un continuo, dove io penso che effettivamente noi possiamo, diciamo, dare un valore aggiunto andando in tandem
e questo, abbiamo le grandi dati da una parte, abbiamo anche grandi tendenze, abbiamo anche una piattaforma che è veramente estremamente facile da usare anche come utente, no? Sia dal professionista ma anche dal singolo candidato, anche dall'azienda che magari non è così al dentro alla parte dei HR tools tecnologici. Noi invece abbiamo quello che magari è la parte di elaborazione prima, di affiancare dopo e anche chiaramente di, prima il presidente l'ha citato, no? Questa certificazione delle competenze che chiaramente, giustamente, non ci possono essere o non ci sono attualmente sulla piattaforma, così come non ci sono quando il candidato però mi manda il curriculum, perché è chiaro che Marco prima ha detto lo mette fuori sul profilo, però me lo può anche mandare sul curriculum, anzi potrebbe anche falsificare tutta la sua documentazione. Sta chiaramente al professionista che farà l'assessment, che farà le valutazioni, per capire se effettivamente lui ha lavorato per la NASA. Quindi assolutamente noi dobbiamo vedere, secondo me, noi due come partner, dove ciascuno può portare quello che sa fare meglio. Noi non perdiamo tempo inutilmente a cercare in giro persone e curriculum, perché effettivamente la piattaforma è eccellente e chiaramente noi possiamo dare il contributo aggiunto nell'assessment e nella valutazione delle persone. Ilaria, vuoi aggiungere qualcosa prima di lasciare la parola a Marco Ventura per la chiusura? Sì, Camilla. Beh, innanzitutto ci unisce, secondo me, un aspetto molto importante, che è il momento storico, lo hai definito tu all'inizio, siamo in un momento in cui effettivamente le cose stanno cambiando e chi non sta al passo con la trasformazione tecnologica ovviamente rischia di rimanere indietro. E di perdere ovviamente di competitività. Dall'altra parte però c'è un approccio valoriale che mi piace, che è quello appunto dell'accompagnamento nell'adottare le tecnologie, quindi io non le vedo come due cose contrapposte, per guidare la macchina bisogna prendere la patente e bisogna ovviamente esercitarsi e farsi aiutare, quindi secondo me l'appoggio che sicuramente la consulenza può dare nella formazione e nell'adottare le nuove tecnologie è sicuramente importante. Ecco, io ti ringrazio, passerei la parola proprio a Marco Ventura per la chiusura di questo evento. Ecco, diciamo che dopo tutto quello che è emerso mi aggancio a te con quello che ha poi detto anche Federico Sattanino, no? La non riuscita di una selezione, un'assunzione sbagliata, quindi è un rischio che può essere annullato o è un qualcosa che può essere controllato? Non ti sentiamo, dovresti attivare il microfono. È ovviamente un rischio che può essere controllato, può essere governato, può essere gestito, certamente non annullato. Questo tra l'altro è un argomento che mi aiuterà a completare questa fase finale del nostro bel racconto. Però consentimi, Camilla, di dedicare proprio 10 secondi a non banali ringraziamenti. Ringraziamento innanzitutto alla mia associazione a cui appartengo, a So Consult, che grazie a un intuito, alla condivisione di un intuito, si è riusciti ovviamente a creare un progetto di evento. Grazie a LinkedIn che ci ha ascoltato e ha preso ovviamente al volo questa nostra sollecitazione. Grazie al nostro presidente, soprattutto al contributo molto emozionale che ci ha dato, molto ovviamente interessante. Grazie anche a te, a Camilla e alla squadra di lavoro, Ilaria, Valerie e Pietro soprattutto, che abbiamo creato questo evento, ovviamente tutto è smart working e ovviamente con il rispetto delle norme purtroppo attualmente Covid. Detto questo, se andiamo avanti con le slide, sintetizziamo un po' che cosa è stata questa giornata, noi di che cosa realmente abbiamo parlato. Abbiamo parlato fondamentalmente di come cercare e di come scegliere le persone. Tra l'altro, nello scegliere le persone, Valeria ha detto nel suo ultimo intervento una cosa molto importante, perché la scelta reale di una persona è uno scegliersi in maniera reciproca e non in maniera ovviamente unilaterale, e questo avviene dopo un certo periodo di tempo. Andiamo avanti.
Quindi qual è, ovviamente, come appunto diceva dalla domanda appunto da parte di Camilla, la criticità che uno ha quando ha l'esigenza di dover cercare una persona, una competenza, che è quella appunto che la selezione non vada a buon fine. Questa selezione che non va a buon fine, il motivo per il quale, uno dei principali motivi per il quale una selezione può non avere un risultato positivo è perché c'è una mancanza di corrispondenza delle esigenze. La mancanza di corrispondenza delle esigenze riguarda non solo l'azienda e non solo ovviamente le persone, ma è proprio una mancanza di esigenza di ambedue le parti. Andiamo avanti. Quindi, come abbiamo detto, questo è un rischio che si può ovviamente cancellare? No, è un rischio che può essere soltanto contenuto, può essere ovviamente controllato. Andiamo ancora avanti. Scegliere una persona quindi è un momento molto importante, deve essere fatto in un modo ben programmato. Il nostro presidente diceva appunto è un percorso, non è un momento estemporaneo. Scegliere le persone per un'azienda è molto importante perché la scelta di una persona mi aiuta principalmente, noi diciamo sempre nel gergo, la messa a terra, mi aiuta a mettere a terra fondamentalmente una idea, una strategia, mi aiuta a utilizzare la tecnologia e, se vogliamo sintetizzare, mi aiuta all'evoluzione organizzativa dell'azienda, all'evoluzione del business e soprattutto aiuta una competitività nel tempo da parte di un'azienda. Quindi oggi conoscere, quindi questa complementarità di cui abbiamo parlato in questo nostro incontro tra tecnologia, che lo possiamo identificare anche come strumento, e consulenza, per sapere esattamente di come iniziare o gestire un percorso di scelta ovviamente delle persone, sono gli aspetti importanti per un'azienda ma anche per lo stesso candidato. Riproponiamo questa ultima immagine, che è quella che aveva lanciato all'inizio del nostro incontro appunto Valerie, che noi vediamo queste due fasi: la fase del recruiting evoluto e soprattutto con un utilizzo di una tecnologia che ormai in azienda e nelle aziende è scontata. L'aspetto è saperla conoscere e saperla ovviamente utilizzare. Insieme a una necessaria conoscenza e, diciamo, capacità di iniziare un percorso di scelta delle persone, che deve essere, a nostro modo di vedere, supportata da una competenza che noi oggi vogliamo identificare nello Human Value Professional, competenze professionali che sanno ovviamente parlare col mondo sia del mercato esterno, quindi nel mondo che è fuori dall'azienda, sia nel mercato interno della stessa azienda, l'insieme delle due fasi non può che essere un binomio ad alto potenziale competitivo. Questo è quello che abbiamo voluto raccontarvi e abbiamo anche, credo, ho avuto l'opportunità, credo che ce ne sono state poche in questo anno come opportunità, di conoscere lo Human Touch anche del mondo LinkedIn. Detto questo, io vi ringrazio, do ovviamente la parola a Camilla e saluto. Grazie. Grazie Marco Ventura, il nostro webinar termina qui. Ringrazio ovviamente il nostro qualificatissimo panel di oggi, il presidente di AssoConsult Marco Valerio Morelli, Valerie Schiena, Marco Ventura, Marcello Albergoni, Ilaria Rossi, Pietro Biscottini, Fabio Munerati e Federico Sattanino. Grazie davvero a tutti, grazie anche a voi che ci avete seguiti numerosi fino a questo momento, un grazie anche alla regia Francesco, Chiara e Davide. Vi ricordo che troverete la replica del webinar online sui nostri canali YouTube, AssoConsult e Change Capital. Grazie a tutti, arrivederci.